ex leader di Forza Nuova, imputato di apologia del fascismo, sarà processato il 10 marzo del prossimo anno con rito abbreviato. In aula, davanti al giudice del Tribunale di Prato, sarà solo perché a sorpresa nessuno si è costituito parte civile. Non lo ha fatto il Comune di Prato, non lo ha fatto l'ANPI, non lo hanno fatto le altre sigle che il 23 marzo 2019, giorno dei 100 anni della fondazione dei fasci italiani di combattimento, si scagliarono contro l'iniziativa organizzata in piazza del Mercato Nuovo per chiedere misure più forti contro l'immigrazione, presente il numero uno del partito, Roberto Fiore. Nessuna delle associazioni, dei movimenti, degli enti che come risposta antifascista forte e coesa promossero lo stesso giorno la manifestazione che riempì piazza delle carceri ha chiesto di essere ammesso al processo contro Nigro. Massimo Nigro, che nelle settimane successive lasciò la guida provinciale del partito, finì sul registro delle notizie di reato perché il materiale pubblicitario dell'evento riportava il numero 100 evocativo della ricorrenza dei fasci. La procura acquisì email, annunci pubblicati sui social, locandine e volantini messi in circolazione proprio per invitare la gente a partecipare all'evento. Di gente, per la verità, non ne arrivò granché, a differenza del pienone registrato dalla contromanifestazione. Nigro deve difendersi anche da un'altra contestazione che però è solo amministrativa. Durante il tragitto dei manifestanti da Piazza della Stazione a Piazza del Mercato Nuovo non fece abbastanza, secondo l'accusa, per evitare che il gruppo si muovesse in corteo, contravvenendo in questo modo alle limitazioni poste dal questore solo qualche ora prima del ritrovo. Usava il taxi per andare a spacciare droga. Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri. Per andare a spacciare droga nei locali notturni frequentati dai cinesi si serviva del taxi, uno stratagemma per non attirare l'attenzione, per avere sempre una macchina diversa a disposizione e per muoversi in sicurezza. Ma lo spacciatore, un cinese di 32 anni clandestino, non ha fatto i conti con i carabinieri, che da tempo lo seguivano e lo tenevano sotto controllo. Nella serata di ieri, proprio mentre saliva su un taxi sotto casa in via Zarini, è stato fermato e controllato. Oltre 2 etti di chetamina e una cinquantina di pasticche di ecstasy, questo hanno trovato e sequestrato i carabinieri del reparto operativo. Perquisito, il 32enne è stato trovato in possesso di una parte della droga, mentre il resto è stato trovato nella sua abitazione. La droga era nascosta in diversi posti della casa e divisa in bustine. Alcune delle pasticche di ecstasy avevano forma e colore uguali alla cardioaspirina, ma il trucco non ha ingannato i carabinieri, che si sono subito accorti che si trattava di stupefacente. Trovato anche tutto il necessario per confezionare le dosi. Secondo una stima, il valore della droga sequestrata ammonta a circa 15.000 euro. Il cinese sarà processato con rito direttissimo. Vandali scatenati a Poggio a Caiano. Nel giro di un paio di giorni sono stati prima dati alle fiamme i libri messi gratuitamente a disposizione di tutti in una delle Lidl Free Library inaugurate da poco. Poi un gruppo di teppisti si è introdotto all'interno del pallone delle scuole medie Mazzei, approfittando dello squarcio fatto a metà maggio. 2 episodi avvenuti tra la notte di domenica e stanotte che hanno amareggiato non poco gli amministratori pubblici, che già avevano condannato duramente quanto avvenuto alla Mazzei, quando oltre allo squarcio sul telone erano state imbrattate anche le pareti. Sono 397 le domande ammesse al bando del Comune per i ristori alle imprese danneggiate dalle chiusure dovute all'emergenza Covid. Il contributo a fondo perduto è di 1.000 euro per chi ha avuto il 25% di calo nel fatturato. Vannacci. Sono state pubblicate sul sito del Comune di Prato le graduatorie provvisorie degli ammessi e gli elenchi, anche questi provvisori, degli esclusi al bando pubblico per la concessione di contributi straordinari alle piccole e medie imprese della ristorazione, dei servizi alla persona e del settore turistico. Si tratta, viene spiegato dal Comune, di uno strumento concreto, una tantum a fondo perduto, con cui l'amministrazione comunale intende contribuire alla tenuta del sistema commerciale colpito dalle
dell'emergenza Covid-19. Le domande complessivamente presentate sono state 424, delle quali 10 immediatamente escluse dal sistema perché presentate due volte. Delle 414 domande corrette, 17 sono state escluse invece per la non ammissibilità dei codici Ateco delle imprese, come dai requisiti richiesti. Complessivamente quindi sono state ammesse nella graduatoria provvisoria 397 domande, delle quali 84 appartengono alla filiera del turismo e 313 a quella del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona. Il contributo per singolo beneficiario sarà pari a 1.000 euro, erogabili a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi abbia subito una diminuzione maggiore o pari al 25% rispetto all'anno precedente. Per le imprese che invece hanno aperto nel 2020, il contributo sarà calcolato in base agli effettivi mesi di attività, con base minima di 500 euro, e queste imprese saranno messe in cima alla graduatoria. Altri due morti, un uomo di 62 anni che era ricoverato all'ospedale fiorentino di Santa Maria Annunziata e un altro di 75, anche lui ricoverato a Firenze ma a Villa Le Terme, e 12 nuovi contagi. È il bilancio delle ultime 24 ore relativo all'andamento dell'emergenza coronavirus nell'area pratese, reso noto dalla regione. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 90, i decessi 11, 7 uomini, 4 donne, età media 71 anni. A livello provinciale si contano da inizio epidemia 22.436 casi e 590 morti sui 6.775 registrati in Toscana. Negli ospedali della regione il numero dei ricoveri da ieri è diminuito, sono 290 i pazienti in area Covid e 84 in terapia intensiva, complessivamente 12 rispetto a ieri. All'ospedale di Prato sono liberi 5 posti in area Covid e 10 in terapia intensiva al Santo Stefano, 11 al centro Pegaso, tutti occupati invece i 30 letti del centro La Melagrana. Controlli anti-Covid, 39 persone sanzionate su 2.000 controllate, negozi in regola, questo il bilancio della prima settimana di giugno. Quasi 2.000 persone fermate e controllate, 1.991 per la precisione, e verifiche in 87 tra negozi e pubblici esercizi. Questo è il bilancio dei controlli che le forze dell'ordine hanno effettuato nella settimana compresa tra il 31 maggio e il 6 giugno in tutta la provincia di Prato, relativamente alle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizie Municipali hanno monitorato il rispetto del coprifuoco, del divieto di assembramento, del corretto utilizzo delle mascherine e delle misure previste nelle attività commerciali per tenere a freno il numero dei contagi. Al termine della settimana sono state 39 le persone sanzionate, mentre nessun negozio è stato trovato fuori regola. Numeri molto diversi da quelli delle settimane passate, quando le limitazioni erano decisamente più ristrette. Da ieri, intanto, il coprifuoco è stato spostato a mezzanotte, mentre dal 21 giugno, se la situazione continuerà ad essere sotto controllo, non ci saranno più orari da rispettare. Ci sono novità, c'è una bella iniziativa alla scuola Marcocci, ve ne parla Alessandra Grati. I canti più famosi dell'Inferno di Dante trasformati in un ebook dagli studenti della seconda media della scuola Marcocci. In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, i ragazzi hanno voluto rendergli omaggio con un lavoro legato alla tecnologia informatica. È stato molto sia divertente sia istruttivo fare questo ebook, anche perché ognuno ha collaborato in base alle sue capacità. Qualcuno ha scritto le terzine, per esempio io ho fatto l'audio, abbiamo fatto delle schede di approfondimento con dei video e li abbiamo caricati. Un progetto che è basato sulla condivisione del sapere. E i ragazzi hanno realizzato questo ebook con un'applicazione gratuita, collegando insieme tematiche di attualità relative anche alle discipline di arte, come approfondimento personaggi e anche musicali. È stato realizzato nell'arco di 2 mesi. La scuola Marcocci ha sicuramente un'attenzione alle nuove tecnologie. A settembre è stato aperto un atelier digitale a cui si aggiunge un'aula tecnologica e digitale
finanziata con 25.000 euro dai fondi MIUR e inaugurata oggi. Il fine progettuale per il quale appunto abbiamo vinto questo bando si basa su una nuova metodologia didattica che si chiama Inquiry, cioè l'inchiesta. In pratica si svilupperanno delle attività che seguiranno proprio la metodologia dell'investigazione. IT Prato edizione 2021, sentiamo com'è andata. È stata un'edizione da tutto esaurito, quella che si è conclusa domenica per IT Prato, registrato il sold out per tutti gli eventi, che essendo necessariamente a numero contingentato causa misure anti-Covid, hanno avuto il limite sugli ingressi. Oltre a quella del pubblico, grandissima soddisfazione da parte di tutti gli operatori e degli organizzatori del comune e della strada del Carmignano, con lo chef Cristiano Tomei che è stato il vero mattatore della kermesse. Mi sembra una cosa meravigliosa ritrovarsi in un posto storico, bellissimo, nel centro di Prato, ma soprattutto ritrovarsi tutti insieme. Questo è un miracolo, se pensate a due mesi fa, e mangiando cose buonissime. IT Prato, nei due giorni di eventi e nell'anteprima, ha richiamato 550 persone, tutti con prenotazione online, coinvolgendo oltre 40 operatori tra ristoratori, pasticceri, fornai e produttori. Cinque le location, il Giardino Buonamici, le manifatture digitali, Museo di Palazzo Pretorio, Cassero e Castello dell'Imperatore, mentre gli show cooking e le presentazioni in diretta streaming hanno avuto più di 10.000 visualizzazioni. È una manifestazione che è cresciuta molto nel corso degli anni. Quest'anno ovviamente assume un particolare significato, tante persone stanno partecipando ai vari eventi sparsi nella città, tanta soddisfazione per quello che sta succedendo, con uno spirito che è quello appunto della rinascita, della luce in fondo al tunnel. E gli appuntamenti non finiscono qui, IT Prato tornerà nella modalità walking a ottobre su tutto l'ambito turistico provinciale. È tutto, non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito, arrivederci.